Professore, permeabilità intestinale, guarigione mucosale, di che cosa stiamo parlando esattamente, sempre per far capire alla gente? Allora, noi stiamo parlando di malattie infiammatorie intestinali croniche. Questo titolo vuole mettere in evidenza la nostra volontà di mettere in risalto ciò che c'è come lesioni primitive. Parlando di permeabilità intestinale vogliamo mettere l'attenzione su quelli che possono essere i sintomi precoci. Noi vogliamo individuare i pazienti in fase precoce di malattia e pensare, perché questo è utile da un punto di vista terapeutico. Quali sono i sintomi per cui, insomma, qualcuno dovrebbe cominciare a pensare di farsi vedere? I problemi sono da condividere con il medico di medicina generale. I sintomi precoci sono quelli della diarrea, sono quelli della comparsa di un po' di sangue, sono il persistere di questi sintomi. Quando questo persiste, quando la clinica persiste, ecco che bisogna alzare l'attenzione, bisogna eventualmente mandare il paziente dallo specialista, perché lo specialista possa intraprendere quelli che sono i percorsi diagnostici, che adesso sono molto più semplificati rispetto al passato. Una semplice ecografia può essere di estrema utilità, il sangue occulto, e quindi diciamo c'è molta possibilità di arrivare a diagnosi precoci. L'importante è che non si rimandi, questo è il messaggio che deve essere, diciamo, considerato. Perché le malattie infiammatorie croniche dell'intestino colpiscono in particolare i giovani? E questa è perché c'è anche una predisposizione, diciamo, genetica. Ci sono molti studi che mettono in evidenza la possibilità che questo possa dipendere da una caratteristica individuale. E è anche vero il contrario, che poi ci sono delle condizioni particolari dell'ambiente esterno, di quelle che possono essere lo stress, di quelle che possa essere l'interrelazione con le proprie attività, che possono agire in maniera importante nello sviluppare poi la malattia. Anche l'alimentazione fa la sua parte? Sicuramente l'alimentazione ci può aiutare molto, preservandoci da quelli che sono i cibi che possono, diciamo, rendere difficile la gestione di questo malato. Mi riferisco all'intolleranza al lattosio, che può caratterizzare questi pazienti, e quindi al lattosio che deve essere evitato. Mi riferisco alle fibre, che quando ci sono situazioni di stenosanti in pazienti con difficoltà al transito bisogna evitarle. Noi utilizziamo il consigliare la centrifuga di queste, diciamo, delle verdure, che consiste in una scomparsa di quelli che possono essere gli ostacoli al transito. Da un punto di vista poi nutrizionale c'è sempre la necessità di pensare ad un intervento di nutrizione artificiale qualora l'alimentazione da sola non basta. E quindi ovviamente gli interventi che noi mettiamo in atto immediatamente, perché la malnutrizione di per sé presente in questi pazienti può causare carenze di proteine, carenze di vitamine, che impediscono anche ai farmaci di funzionare. I farmaci biologici funzionano meno in pazienti che hanno albumina bassa, che hanno deficit nutrizionale, per cui bisogna porre l'attenzione anche a questo. Sentivamo prima che anche i maratoneti sono esposti, diciamo, a questo tipo di problema. Ecco, quali sono i problemi degli atleti in questo campo? Noi parliamo di permeabilità intestinale, parliamo di intestino. Diciamo che l'intestino è il varco più esteso del corpo umano, cioè il punto dove il mondo esterno e il nostro organismo sono più a diretto contatto. Quindi è il momento in cui c'è la possibilità maggiore che la flora batterica inadeguata, quella tossica, quella non adeguata, possa compromettere la funzione. Quindi, se stiamo parlando di permeabilità intestinale, il maratoneta, così come dicevamo, ha uno stress fisico intenso, e questo compromette la stabilità di quelle che sono il singolo strato di cellule che sono presenti a livello della mucosa intestinale, e consente il passaggio aumentato dei liquidi dall'esterno verso l'interno, e quindi la stimolazione del sistema immunitario, che può avere una risposta adeguata ma può anche, diciamo, dare problemi e quindi instaurare il processo di infiammazione. Che consigli possiamo dare a questi atleti? Dai pazienti passiamo agli atleti. Gli atleti devono comunque, dopo la loro attività fisica, usare un'alimentazione adeguata che
possa migliorare appunto la permeabilità intestinale. E quindi questo è sicuramente un modo, perché in quella è la fase più critica, cioè la fase in cui è più esposto il paziente dopo i suoi 40 chilometri fatti, diciamo, nella giornata. Era per evitare che l'atleta diventasse paziente. Esatto.